No, ma io non ci voglio andare. No, 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 no. No, non mi piace. Mi fa paura. Senza parole. Siamo Marco e Sofia e al giugno 2021 viviamo a bordo di Walibi. Nel primo anno e mezzo abbiamo viaggiato per tutta l'Europa e lavorato in Norvegia per finanziare il nostro sogno, dall'Italia all'Australia in camper. Attraverso i nostri video vogliamo condividere con voi le nostre avventure, sfide, scoperte e incontri che faremo lungo la strada. Iscriviti al canale per viaggiare con noi verso Oriente. Buongiorno, bentornati sul canale. Siamo sempre in Montenegro e stiamo percorrendo la strada panoramica numero 1. Stiamo entrando nel Viva Canyon, abbiamo già avuto un piccolo assaggio del fiume che lo attraversa poco fa, ma tra poco speriamo di trovare dei bei punti panoramici. Abbiamo raggiunto Pluzine, che è il paese vicino alla diga artificiale. Infatti nel canyon di Piva hanno costruito una diga per creare energia elettrica. Il paese è stato trasferito, infatti sotto il lago c'è l'antica Pluzine e alle mie spalle c'è una bellissima chiesa ortodossa in costruzione, ha dei tetti che sono incredibili. No, io ho paura. No, no, no! No, ma io non ci voglio andare. No, 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 no. No, vabbè, ragazzi, cioè, ma che strade sono? Cioè, troppo rustiche. Parole. Allora, praticamente avete visto che ci sono queste gallerie che sono veramente grezze, cioè solo roccia bucata, e la prima aveva una curva, quindi sembrava proprio di entrare in una grotta. Ho detto no, 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 torna indietro, torna indietro, è troppo buio. E vabbè, una strada sembra appena fatta praticamente. Queste grotte sono veramente spooky, un po' spaventose. Anche qua c'è una curva, c'è una super vista. Marco, intervista caldo, com'è questa strada? Non mi sembra delle più sicure, ma secondo me non è ben tenuta in questo momento perché il passo è chiuso e quindi non c'è tanto passaggio, infatti è piena di pietra. Però è veramente, veramente, veramente bella. Bene, togliamoci da qua che ci cade ancora in testa qualche pietra. Allora, la vista qua è pazzesca sul canyon e sul lago. E probabilmente dormiremo qui, è molto molto carino. Anche questa sera ci godiamo un bellissimo tramonto,
sui monti Durmitor. Come avete visto c'è ancora neve, quindi mi sa che stasera farà freschino. E da questa parte abbiamo il Piva Canyon e domani continueremo su questa strada. Sotto c'è il cartello che è chiuso, però abbiamo visto delle macchine che vanno e non tornano più indietro, quindi forse potrebbe esserci la possibilità di passare. Buongiorno, abbiamo dormito in questo bellissimo punto panoramico con vista lago di Piva. Adesso abbiamo iniziato la strada P14, che è una strada secondaria che attraversa tutto il parco del Durmitor e porta dal Piva Canyon al Tara Canyon. Non abbiamo idea se riusciremo a farla perché è solitamente aperta in estate, però noi ci proviamo, anche perché i primi chilometri sono stati pazzeschi. Nel caso fosse chiusa dovremmo tornare indietro un bel pezzo e ricollegarci alla strada principale, ma noi ci vogliamo provare perché già gli scorci iniziali sono tanta roba, quindi non importa se dovremo tornare indietro, via l'avventura. Sei pronta ad affrontare altre tante gallerie scavate nella roccia? Non lo so, l'importante è che non ci cada niente in testa, poi dopo accendiamo la nostra super barra LED e ci vediamo benissimo. Per fortuna non ci sono tante macchine che passano, perché è impossibile non fermarsi a vedere il panorama che c'è. Sembra di essere sul tetto del mondo. È tutto bellissimo. C'è una pace, è unico, veramente, veramente spettacolare. Non voglio immaginare d'estate quando sia tutto verde, pieno di fiori, di caprette. Adesso là le cime sono ben piene di neve, quindi non sappiamo se riusciremo a proseguire, però ne valsa la pena arrivare anche solo fin qua. Quindi se venite in Montenegro, venite qua perché il paesaggio assicurato. Ce la facciamo? No, non mi pare tanto. No. Mi sa che è ora di tornare indietro perché c'è la neve sulla strada. Se c'è qua probabilmente c'è anche più su. Non lo so. Allora, abbiamo deciso che mandiamo il nostro amichetto drone a controllare la situazione e poi decidiamo. Come vedrete dalle immagini, meno male che abbiamo mandato il drone, se no ci saremmo solo cacciati in brutti guai. Comunque c'era scritto al fondo della strada che la strada era chiusa, ma noi da buone teste dure abbiamo continuato, quindi però abbiamo fatto bene perché almeno non ci siamo persi questi paesaggi. Non voglio immaginare d'estate percorrerla tutta, deve essere una bella emozione. Magari nei prossimi anni, quando avremo un mezzo adatto più fuoristradistico, potremo tornarci e godercela anche d'estate, perché Montenegro, Balcani sono veramente un tesoro di strade sterrate da percorrere. Abbiamo degli amici che l'hanno fatto in moto e veramente c'è da perdersi, quindi ci torneremo con un mezzo più adatto. Round 2, siamo di nuovo sulla strada dei tunnel. Stiamo valutando un pochettino dove andare, ma adesso ci godiamo per la seconda volta questa bellissima strada panoramica. Thank you.
Allora, questa è l'entrata, l'inizio di questa strada molto particolare. Per fare questa foto tra un po' spaccavamo il camper perché Marco non ha visto il cartello dietro e ci è andato a sbattere contro, ma per fortuna è tutto a posto. Sono questi tre buchi veramente particolari. Lo ripetiamo, questa strada è veramente incredibile, cioè forse non l'avete ancora capito, ma lo ripeteremo non so ancora quante volte. Comunque adesso vediamo un po', perché stiamo un po' improvvisando, perché dobbiamo vedere quali strade sono aperte. Adesso raggiungo il cartello e vedo quelle, se c'è scritto qualche informazione in più, perché non c'è nessun sito ufficiale, quindi non riusciamo a capire la viabilità. Quindi questa sapevamo già, perché abbiamo già letto su vecchi forum che apre di solito a giugno, quindi però cioè adesso c'è un'alternativa che passa molto più in basso come altitudine, quindi magari sarà aperta, vediamo. Infatti dormitor close, boh, adesso proviamo con Google Maps a studiarci un nuovo itinerario. Abbiamo deciso di percorrere la strada che porta fino alla diga per appunto concludere questa parte del Montenegro. Questa strada è quella che porta alla Bosnia. Personalmente è una strada che non farei tutti i giorni se dovessi andare a lavorare, perché è veramente piena di sassi sulla strada, le gallerie sono sempre di entrare buie, notte fonda perché non è nessuna illuminata. È uscita una persona, ci ha detto che dovevamo andare via. Vabbè, c'erano i cartelli informativi, allora perché hanno messo i cartelli con le informazioni? Non lo so, vabbè. Ci siamo fermati per farci due piadine e poi ricominciamo il viaggio nel Piva Canyon. Buon appetito. Vogliamo, ci vogliamo provare un'altra strada secondaria, anche Google Maps dice che è aperta, noi ci proviamo. Se incontriamo qualcuno proviamo a chiedere, perché non vogliamo ritrovarci poi nel mezzo del nulla e dover tornare indietro. Allora adesso Marco va a chiedere a dei signori che ci sono là, c'è una fattoria, per sapere se questa strada è aperta o se facciamo come prima che andiamo un pezzo e poi dobbiamo tornare indietro. Com'è andata? Brutte notizie, perché la strada è chiusa, anche questa fino a giugno non riaprirà, quindi ci tocca tornare indietro. Il nostro giro al Piva Canyon finisce qui. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto tutte le strade secondarie possibili, ma d'altronde siamo al 23 di marzo, giustamente siamo in alta montagna, c'è la neve e se aprono a giugno ci sarà un motivo. Però l'importante è provarci, infatti ci siamo divertiti e questo è l'importante. È stata una bella avventura lassù su quella stradina del cavolo. Però sicuramente bisognerebbe tornarci in estate, quindi il Montenegro offre veramente tantissime strade, soprattutto per chi ama l'off-road, magari ci torneremo in moto. Adesso ci dirigiamo verso un altro canyon, ma questo ve lo faremo vedere nel prossimo video. Ciao, alla prossima avventura!